per dire quante bistecche ne vuoi tu? Tre. Un, due, tre, tocca sotto proprio a te. È morto oggi Gianni Secco. Da poche settimane aveva compiuto 74 anni. Gianni Secco è stato uno dei protagonisti della cultura popolare bellunese e veneta. Negli ultimi anni ha dovuto combattere contro una grave malattia, ma la sua tenacia e vitalità gli hanno permesso di riprendere il lavoro e gli studi. Ha sviluppato un intenso lavoro di ricerca etnomusicologica, storica e sociologica, collaborando con studiosi e ricercatori di fama internazionale. Numerose inoltre le ricerche e gli studi sulla immigrazione veneta, risultato dei molti incontri con le nostre comunità sparse nel mondo in occasione degli spettacoli con il duo Belumat. Ha svolto un intenso lavoro di ricostruzione filologica della parlata veneta arcaica. I suoi sono testi di riferimento per gli appassionati. Cultore delle antiche tradizioni culinarie paesane, ha pubblicato libri, ricettari e realizzato trasmissioni radiofoniche e televisive, antesegnane delle attuali, che hanno riscosso molto successo in provincia e in regione. Il suo nome è inscindibilmente legato ai Belumat, il duo musicale dialettale bellunese che ha costituito con Giorgio Fornasier nel 1972. Nel corso di 35 anni di intensa attività insieme, hanno composto un centinaio di canti e filastrocche proposte al pubblico delle numerosissime tournée in Italia e all'estero. È stato presidente dell'Associazione Culturale Internazionale Sora Aymar a tutela delle culture, fondatore e presidente del Centro Studi e Comunicazione Riti e Carnevali di Montagna, membro fondatore della Orchestra da Camera di Belluno e del Circolo Bellunese al Zempedon. Nel 1990, per meriti culturali, è stato onorato del Cavalierato della Repubblica Italiana. Si sa di essere proprio nati fortunati, con tutti benché i vecini alassati, e che onda d'arghe i fiori par continuare.